Faccio vedere il video tutorial di questa scatola, sempre Tomoko Fuse, scatola modulare a butterfly, composta da appunto 4 moduli, 2 per la farfalla e 2 questi lisci. Questo è per la butterfly e questo è il modello liscio. Adesso iniziamo subito per fare il modello butterfly, il modulo, questo. Allora, prendiamo un quadrato. L'inizio di piegatura è sempre uguale a come gli altri delle altre tutorial precedenti. Chiudiamo. Facciamo, non pieghiamo tutto, ma solo una parte. Apriamo. Anche qua. Non tutto, ma solo una parte. Così. Questo viene piegato qua, giro per comodità, e qui invece lo marchiamo totalmente tutto il foglio. Apriamo questo qua, questo qua, così. Adesso possiamo anche piegarlo in questa maniera per fare che così siamo sicuri che viene diritto. Prendiamo questa parte del foglio e così la pieghiamo su se stessa. Così. E apriamo tutto. Ora pieghiamo la busta. Così. L'inizio è sempre uguale come gli altri. Questo va piegato qua. Apriamo questo qui. Così. Abbiamo questa figura. Qua vedete che abbiamo... Ecco, lo rimarchiamo. Così. Giro, questo va piegato qua, così, apriamo, giriamo il modello, facciamo la diagonale, cioè che questa va piegata qua, così, così, si vede? Ok, questa così. Apriamo ora tutto il nostro modulo, modello di carta. Una, due, seconda linea pieghiamo. Qui c'è un'altra, rimarchiamola bene. Apriamo poi. Qui vedete che c'è l'altro, sì, l'altra nostra linea. Ecco, tiriamo su l'angolo. Qui c'è l'altra nostra linea, dobbiamo fare anche qui l'angolino che va a morire. Così. Così. Qua. Vedete che c'è l'angolino anche qua. Ecco. E anche qua lo chiudiamo. Così. E adesso andiamo a piegare. Iniziamo la trasformazione per la nostra scatola butterfly. Così. Giriamo sotto sopra. Qui abbiamo le diagonali. Dobbiamo chiudere. Così, 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 ok, così, qua, dito in centro, apriamo e automaticamente va da solo e si chiude, ok, e adesso inizia la trasformazione per questa qua, questo modulo, ecco, andiamo a far bene le diagonali, ok, facciamo anche le diagonali qui, e facciamo le diagonali anche qua, ok, riapriamo, mettiamolo come prima. Adesso prendiamo la parte questa sinistra, alziamo la metà e andiamo che si appoggia sul destro, così. Vedete che qui abbiamo già la diagonale, ecco, perché noi dobbiamo tirare su questo,
così e andare a piegare così. E qua schiacciamo. Qui vedete com'è, che ecco, dobbiamo, questo punta, si piega lì, così, così. Apriamo il tutto, inseriamo il dito, così, e lo andiamo a appiattire. Abbiamo questa figura così. Ok, adesso giriamo, dobbiamo questa punta andare a tirare su qua, così. Facciamo come la piega, che poi vedete come sviene. Dobbiamo tirare anche su questi che vanno nel centro, come una piega per il fiore giglio. Si tira su alla stessa maniera. Anche se non è perfetta, fa niente, tanto non ci serve soltanto poi per linea guida. Così. Così. Ok. Adesso apriamo e disfiamo tutto. Si apre e apriamo questo foglio che abbiamo appena piegato così. Perché ci servono poi queste nostre pieghe. Qui adesso dobbiamo tirare su per fare la piega a fisarmonica. Questo va sul centro, così, uno, questo va qua. Poi vedete che qui abbiamo questa nostra linea. Questa nostra linea deve essere di andare a piegare qua. Vedete, susseguirsi con quella sotto, così. Marchiamo, apriamo. Adesso dobbiamo fare le altre, cioè così. Qui vedete che abbiamo la nostra piegatura, rimarchiamola, questa qui. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo girarla indietro, che questo, vedete qua la marcatura, questo va picchiato qua. E questo, così. E sempre così. Vedete che qui c'è la marcatura? Questo va qua. Giriamo, così. Giriamo. Si fa difficoltà un po' a vedere, ma le vedete quando le fate. Così. Aspettate. Questo va piegato qua. E questo qua. Vedete come viene? Questo linea dritto. Così. Ora, noi abbiamo piegato quelle famose pieghe che erano anche di linea guida, che sono questa. Questa è il centro e questa. Noi dobbiamo prenderle e trascinarle, portarle a quel centro, così, così. Qui si disfa, ma poi si sistema dopo, si piega dopo, così. Adesso, spero che si riesca a vedere bene, che è un punto un po' cruciale. Qui abbiamo i nostri pieghi che abbiamo fatto prima, si vedono poco, ma quando lo fate le vedete. Qua si tira giù, vedete che vanno da sole, una lieve pressione, così, vedete? E poi si fa una piccola piega così, così. Ok, andiamo ancora qua a marcare un po' la piegatura. E la farfalla è fatta, noi adesso dobbiamo sistemarla un po', no? E apriamo la nostra quarto di scatola. Così. E questa è una parte della farfalla, che io ne ho fatte due, ma se volete si può fare tutta la scatola da quattro, o anche una sola. Qui poi è il gioco della vostra fantasia, come volete. Così. Sistemiamo. Così. Ok, adesso facciamo questo. Questo qua è più semplice. Ok, sempre il nostro foglio quadrato, l'inizio è sempre uguale. Bisogna andare così,
fare la metà ma fino a solo un certo punto, aprire uguale, così questo va qua, marchiamo tutto, apriamo, questo va qui, vado veloce tanto è sopra uguale, questo lo pieghiamo fino a un certo punto uguale, ma poi questo qua l'ho fatto vedere anche in una scatola prima, quella della conchiglia c'è questa, perciò la vado più piano, vedete là, pieghiamo busta, qua qua, ok, questo va qui così, qua abbiamo nostra marcatura, la rimarchiamo, la tiriamo su e la rimarchiamo, giriamo, questo va sulla piegatura e marchiamo, in prima parte è sempre uguale, apriamo, apriamo, ci siamo, adesso sì, adesso inizia il cambiamento, se si può dire così. Apriamo il tutto, perché, dobbiamo fare lo stesso l'incrocio. Qui me lo dimentico sempre l'incrocio, chissà perché. Ecco, questo. Ok, adesso apriamo tutto il nostro modello. Ed inizia a essere un po' diverso, fino a un certo punto è ancora uguale. Pieghiamo così, questo ancora si piega, così. Pieghiamo questo qua sempre qua, pieghiamo sempre questo qua, qui abbiamo il nostro angolino che lo facciamo andare a morire, ci siamo, questo adesso però lo riapriamo, adesso inizia il cambiamento, questo va qua, giriamo il modello, ok, pieghiamo, beh, questo lo rimarchiamo più bene, anche qua, che abbiamo già il segno, lo rimarchiamo ancora che ci serve, qui tiriamo su fino a qua e lo marchiamo così, così apriamo, ok, adesso qui dobbiamo tirarlo su, qui dobbiamo tirare su questo, qui abbiamo questa linea e qua si vede poco ma c'è, tiriamo su questo e lo andiamo a girare qua che batte qua, vedete, e questo lo marchiamo, lo chiudiamo, ah, questo sta chiuso, questo si apre e qua prendiamo tutto il nostro blocco questo e lo andiamo a chiudere e poi lo sistemiamo un po', prendiamo tutto il blocco e lo giriamo così ed è fatto, poi si sistemano un po' le pieghe, ah, questo va giù naturalmente, l'avevo lasciato su ma va giù, lo sistemiamo bene così, vedete, sistemiamo bene anche qua, anche qua, anche qua e questo è fatto, ce ne vogliono anche qui due, ripeto, per fare così, se invece lo fate tutte farfalla solo con farfalla, se invece ne fate una farfalla gli altri se ne fanno allora tre di questi, ok, faccio vedere come si assembla. Allora, ah, per la scatola sotto base, non ve la faccio vedere, intanto è sempre questa, andate indietro negli altri video, le vedete, la classica base, negli altri video le vedete, allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, ok, assembliamo. Qui c'è la farfalla, qui c'è quello liscio, si alza qua, si inserisce questo e si richiude. Ok, così. Se lo volete fare così da uno a uno, adesso stavo sbagliando, però se volete fare le due farfalle, allora no, ve lo faccio vedere uguale, se no poi vi confondete, adesso lo stavo facendo che saltavo. Per fare le due farfalle si prendono due farfalle, logico. Ok. Così.
Ecco, adesso l'ho tolto, mi è andato tutto. Ecco, lo risistemiamo così. E poi prendiamo quello liscio. Questo, se lo vogliamo fare uguale a questo, un attimo che lo sistemiamo un po' meglio. Ok, questo liscio, perché come lo stavo facendo vedere io, cosa succedeva? Veniva che saltava, veniva una farfalla e liscio. Allora, siccome ve lo faccio vedere uguale, così. Un attimo che devo aprire. Vabbè. Questo. Così. E questo va inserito qua. Poi quando lo fate vi viene anche da solo. Adesso sistemiamo bene tutto quanto. Ecco perché le e la scatola è bella che brunta. Ripeto, questo è il coperchio. Per fare la parte sotto andate a vedere il video prima e vedete, perché è la base semplice. E questo è il coperchio butterfly. E questa è la scatola sotto. Così. Perché se no, per farvi vedere, vedete com'è. È sempre la solita che ha i moduli questi qua. Insomma, vi faccio vedere, prendo un veloce modulo, aspettate. Anche se è più piccolo, fa niente, tanto solo per farvi vedere. Si piega così. Si piega, gira, pigliamo così. Poi questo si piega nel centro, ripieghiamo ancora in centro, così, apriamo, questo alziamo, poi questo si alza e va qua, centro, così. E questo, così, e abbiamo il nostro quarto scatola. Per assemblare, si tira su, si inserisce, si è aperta tutta qua, così, questo va dentro, così, questo va dentro, così, questo va inserito dentro, e questo va inserito dentro, e va inserito dentro così. Idem questa. E questa è la scatola base, fatta veloce perché intanto c'è nel video precedente, prima lo vedete, nella scatola con la conchiglia c'è, o nell'altra prima non ricordo. Ok, questa qui è la scatola modulare a butterfly, con due moduli a farfalla e due moduli lisci. Così, due moduli a farfalla e due moduli lisci. Spero di essere riuscita. Alla prossima.